Allora, sabato 18 ci sarà a Voltaggio una manifestazione convocata da tutti i comitati che fanno riferimento al No Terzo Valico presso il cantiere di Voltaggio, il cantiere sulla statale 160, la strada provinciale 160. Questo cantiere è aperto da alcune settimane. Da alcune settimane si lavora alla cremente 24 ore su 24 e non è ancora dato di sapere cosa si fa in questo cantiere, nel senso che oggi abbiamo intanto sbandierato piano cave approvato in queste settimane, ma i lavori sono cominciati ben prima del piano cave e noi abbiamo anche la testimonianza di filmati eccetera, dove si vede che si vedono camion che entrano in questo tunnel, che è il vecchio tunnel già ben noto, entrano vuoti ed escono pieni di materiale che viene accumulato in cantiere. Non si sa se viene accumulato in zone destinate a questo scopo o se pure una cosa provvisoria. Ecco, perché la manifestazione? Perché abbiamo visto in quest'ultimo anno, specialmente da marzo, da quando è stata firmata la moratoria da parte dei sindaci, di 12 sindaci, riguardo ai lavori del Terzo Valico, che non si è fatto altro che aprire dei cantieri che sono i cosiddetti cantieri propedeutici al Terzo Valico. Della galleria non se ne sta ancora parlando, però che movimentano persone, mezzi, occupano aree, tagliano alberi, quindi in realtà i lavori sono cominciati sia dalla parte ligure che dalla parte piemontese. Un'altra delle ragioni è quella che riguarda la questione del protocollo amianto. Noi, il tanto sbandierato protocollo amianto non è la ricerca se in questo cantiere o in questo tunnel sia presente l'amianto. Il protocollo amianto è una procedura di legge, che viene fatta di legge per stabilire una volta che c'è l'amianto cosa si deve fare per trasportarlo, cavarlo, metterlo in sicurezza. Quindi il fatto che si stia preparando un protocollo amianto evidenzia il fatto che l'amianto a questo punto c'è. Cosa vuol dire il protocollo amianto? Vuol dire triplicare perlomeno i costi e i tempi di realizzazione del cantiere, perché ci sono delle procedure da seguire, procedure onerose e procedure che richiedono anche dei controlli. E da chi verrebbero fatti questi controlli? Dagli enti pubblici, dall'ARPA, dallo stesso COCI? Dobbiamo fidarci di questo tipo di progettazione, che per esempio non vede a Novi, come è successo in notizie di questi ultimi giorni, non tiene conto che si è costruita una strada da 35 ter, costata 18 milioni di euro, e una volta che deve essere inaugurata si scopre che deve essere demolita per una parte perché interferisce col Terzo Valico, deve essere realizzato un cavalcavia. Cioè, dobbiamo lasciare il controllo del nostro territorio, dell'ambiente, dei cantieri a persone che potrei definire diversamente capaci, per non offendere. Quindi per questo, ancora una volta, chiamiamo la cittadinanza, i vari comitati dei vari paesi, i cittadini a raccogliersi sul cantiere per vedere quello che succede, per fermare questi lavori, perché abbiamo visto che seguendo le normali procedure, denunciando le anomalie che abbiamo riscontrato per esempio nel cantiere di Radimero ad Arquata, non abbiamo avuto risposte di nessun genere da parte di nessuna istituzione, quindi l'ultima parola secondo noi a questo punto rimane nelle mani dei cittadini, ed è per questo che invitiamo sabato 18 dalle ore 6 a partecipare a questa manifestazione, che ha lo scopo proprio di bloccare i lavori del cantiere. Lascio la parola. Aggiungo solo due cosette tecniche e alcune considerazioni. Intanto avremo, proprio rispetto a come funzionerà la giornata di sabato 18,
La prima cosa che diciamo chiaramente è che non si tratterà di una giornata simbolica, ma sarà una giornata concreta. In quel cantiere non entrerà nessuno, da quel cantiere non usciranno camion, l'unica cosa che uscirà da quel cantiere saranno ovviamente delle persone, se usciranno a piedi da quel cantiere ovviamente nessuno gli impedirà di uscire nel caso si trovassero dentro. Però ovviamente né gli operai né i camion non gli sarà permesso né di entrare né di uscire né di lavorare. E lo ripeto, non si tratta di una giornata di blocco simbolico, ma si tratta di una giornata di blocco reale in cui i cittadini dimostreranno che per una giornata quel cantiere verrà fermato, che per una giornata qua ci starà a guardare. Naturalmente un qualcosa che allude a quello che noi crediamo dovrà succedere sempre più spesso. D'altronde, insomma, l'abbiamo detto da tanto tempo, no? Che quando ci saremmo trovati davanti all'apertura dei cantieri avremmo provato ad ostacolarne il normale funzionamento. Abbiamo fatto ad Arquata quando abbiamo tolto le recinzioni, adesso lo facciamo a voltaggio, chissà poi dove, come, quando continueremo a farlo. Ci daremo due luoghi di concentramento, uno per i piemontesi e uno per i liguri. Nonostante che l'orario che abbiamo indicato su manifesti e volantini sia quello delle ore 6, noi invitiamo tutti a ritrovarsi alle 5:15 per i piemontesi al posteggio del cimitero di Voltaggio e i liguri alle 5:15 a Molini di Fraconalto. Perché diamo due concentramenti? Diamo due concentramenti perché noi non sappiamo che cosa succederà quel giorno. Noi non sappiamo quale sarà il dispositivo di sicurezza che verrà messo in campo dalla questura. Noi non sappiamo se la questura è intenzionata di impedire il blocco, diciamo così, del cantiere di Voltaggio. Ci diamo due luoghi di concentramento diversi a mo' di monito, perché se per sbaglio ci impediranno di bloccare l'ingresso del cantiere, bloccheremo l'intera valle. Questo deve essere assolutamente chiaro. Cioè, se per sbaglio decideranno di, diciamo così, predisporre un servizio di sicurezza davanti al cantiere che permetta, diciamo così, il blocco del cantiere, e ci tengo a dire, non abbiamo altro obiettivo che non sia quello, cioè impedire, diciamo così, l'ingresso degli operai, a quel punto lì, insomma, capiremo e valuteremo insieme cosa fare e quali iniziative intraprendere. E rispetto, diciamo così, a alcuni titoloni, è uscito uno questa mattina, no? E, come sempre, sarà una giornata pacifica, saremo centinaia di persone, ci saranno i giovani, gli anziani, le donne, gli uomini, gente di estrazioni sociali assolutamente differenti. E la cosa che faremo sarà ovviamente di utilizzare, insomma, l'unica cosa che siamo capaci di utilizzare, i nostri corpi, per metterci in mezzo all'ingresso di quel cantiere e quindi non permettere che possano iniziare i lavori. E una valutazione invece che è questa, e che anche è la valutazione che credo ci spinga, diciamo così, a fare iniziative di questo tipo, e che bene o male fa capire che questa è la direzione in cui noi stiamo andando, no? C'è una domanda che probabilmente si può fare: ma è legale bloccare un cantiere? No, non è legale, ma è legittimo. E quindi, come dire, ci hanno costretto a resistere. Cioè, se devo dire qual è la fase che stiamo vivendo, è questa: costretti a resistere, andando oltre quella che loro chiamano legalità. Fermo restando che ci sarebbe da discutere sulla legalità di quel cantiere, fermo restando che, come ricordava benissimo Davide, quel cantiere è iniziato a lavorare prima ancora che avessero tutte le autorizzazioni necessarie a lavorare, fermo restando che quando denunciamo le irregolarità del cantiere, in cambio riceviamo che Cocci ci denuncia, come è stato fatto recentemente per il sito notaveterzovalico.it. Resta però il fatto che davanti a quello che noi continuiamo a sostenere essere, insomma, un qualcosa che dimostra tutta l'arroganza della classe politica nazionale e del basso Piemonte, davanti a 2 anni di mobilitazioni, manifestazioni di migliaia di persone, assemblee con sale sempre strapiene, decine di iniziative di lotta come il blocco degli espropri, sempre avvenute in modo assolutamente pacifico, davanti a tutto questo ci stanno spiegando che quello che pensano i cittadini non è importante, loro il terzo valico lo vogliono costruire. A questo punto siamo costretti a, diciamo così, bloccare i loro lavori. Sappiamo benissimo che questo comporterà, come se ad oggi, diciamo così, non fosse già successo, che verremo probabilmente denunciati, ci diranno che siamo dei violenti perché impediamo l'accesso e l'ingresso al cantiere. È la cosa che ci hanno costretti a fare. Diciamo così, ne faremmo volentieri a meno, no? Se vivessimo in un paese normale, davanti alle manifestazioni di migliaia di persone avvenute ad Arquata, Novi, in Valpolcevera, questa classe politica avrebbe deciso di rinunciare alla costruzione di un'opera inutile, i cui costi, come sempre diceva bene Davide, sono destinati come minimo a triplicare davanti al problema amianto, e rispetto a, come dire, un paese reale che racconta di una sofferenza inaudita,
vi sarete letto l'ultimo rapporto Istat, che credo dia il senso di che cos'è questo paese, un paese sempre più povero, dove i servizi vengono a mancare, dove aumenta la pressione fiscale per tutti, dove chiudono gli ospedali, basti pensare al nostro ospedale a Novi, il ridimensionamento dell'ospedale di Novi a quello che sta succedendo, dove continuano ad esserci incidenti nelle scuole, perché le nostre scuole, le scuole dove vanno i nostri figli, diciamo così, non hanno le minime condizioni di sicurezza. Davanti a tutto questo continuano a raccontarci che, insomma, le magnifiche sorti progressive del territorio del Novese è la costruzione del Terzo Valico. L'altra cosa che ci teniamo a dire è che, diciamo così, parla dell'arroganza non solo del governo nazionale ma anche della classe politica locale, perché sapete, almeno in Valsusa i sindaci quasi tutti sono schierati dalla parte dei cittadini. Poi in Basso Piemonte purtroppo, insomma, sappiamo che non è così. Abbiamo il sindaco di Voltaggio che si permette di stampare volantini col simbolo del comune, e sono, diciamo così, volantini in cui si cerca manodopera di lavoro per la ditta Lauro S.p.A., ditta recentemente indagata per truffa aggravata e danni dello Stato, a dimostrazione che se tu non hai quell'accusa lì non sei ritenuto affidabile per lavorare all'interno dei cantieri del Terzo Valico. Ci troviamo davanti al sindaco Robbiano che dice sui giornali, dice in conferenze stampa come questa che il protocollo amianto è già stato approvato, però non ve lo facciamo vedere. Al consiglio comunale a Novi avevano detto che lo facevano vedere a metà dicembre il protocollo amianto non l'hanno presentato. Hanno detto che lo presentavano il 15 gennaio a Carrosio, il 15 gennaio a Carrosio non lo presenteranno. Ora dicono che lo presentano forse il 25 gennaio a Carrosio. Vedremo se il 25 gennaio a Carrosio verrà presentato il protocollo amianto. Io voglio ricordare solamente questa cosa qua, che i sindaci sono disonesti, intellettualmente disonesti. Il presidente della provincia di Alessandria Filippi e tutti i sindaci dicevano che se si fosse appurata la presenza d'amianto, vista la vicinanza a Casale Monferrato, visto che sappiamo quanto può essere grave cavare via l'amianto dall'Appennino e tutto il resto, dicevano se c'è l'amianto fermiamo i lavori. Oggi invece presenteranno il protocollo amianto e ci diranno sì, c'è l'amianto. Oh, noi lo dicevamo un anno e mezzo prima di loro, più o meno. Noi abbiamo incominciato a dirlo nei primi mesi del 2012, che c'era il problema dell'amianto, prendendo i sondaggi di Enel Green Power. Ora, 2 anni dopo, più o meno, anche i sindaci ammetteranno la presenza dell'amianto, ma invece che dire che bisogna bloccare tutto, diranno che si può gestire. Ora, come dire, dire che si può gestire l'amianto, io non ho le competenze scientifiche, io non sono un tecnico, io dico solo che parlare di concentrazioni di amianto come quelle di cui si sta ventilando, quindi concentrazioni di amianto grandissime, basta pensare ai sondaggi del Porale, a me vengono i brividi, perché so che viviamo in Italia, perché so che anche se ci saranno i protocolli di sicurezza più straordinari che esistono al mondo, poi in Italia le cose funzionano diversamente, perché so che, per dire una cosa che può sembrare, diciamo così, una cavolata, ma in realtà non la è. Per circa 10 giorni le recinzioni del cantiere di Voltaggio sono state per una parte abbattute con dietro il cumulo di smarino, che se avesse contenuto amianto non aveva nemmeno la protezione della recinzione, come abbiamo documentato, diciamo così, con delle fotografie. E badate bene, non è che sono state mettere giù quelle recinzioni sono cadute perché lo smarino pressava sulla recinzione, abbiamo addirittura le foto che lo dimostrano, no? Che c'era lo smarino che stava pressando e poi a un certo punto la recinzione, probabilmente anche a causa maltempo, è crollata. 10 giorni con la recinzione abbassata e il cumulo di smarino di fianco alla strada provinciale. Insomma, questo per dire che la situazione è una situazione incredibile. Vi dico solamente ancora che cosa sta succedendo ad Arquata, no? Arquata ve la ricordate, sono arrivati, hanno fatto arrivare gli operai, hanno tagliato i primi alberi, abbiamo fatto la manifestazione, abbiamo tolto le reti, hanno rialzato le reti, c'è stata la pausa natalizia che dura ancora oggi, cioè l'unica cosa che è avvenuta all'interno del cantiere di Arquata dopo che hanno fatto la bonifica ordigni bellici, nuovo dispiegamento di polizia con tanto di elicottero per prendere le 2 ruspe che c'erano dentro il cantiere di Arquata e portarle via. Cioè, quindi in questo momento all'interno del cantiere di Radimiro non ci sono neanche le ruspe. Cioè, che cosa vogliono fare? Forse che hanno voluto fare una prova di forza muscolare per dirci noi veniamo anche ad Arquata, noi vi apriamo il cantiere anche ad Arquata, non lo so, se hanno voluto fare una prova di forza muscolare secondo me ne sono usciti un pochino male loro, no? Perché ad Arquata non c'è un cantiere in questo momento, c'è un campo recintato, davvero, andate a vederlo anche voi, vi sfido ad andare a vederlo, chissà che cosa vorranno fare, diciamo così, nei prossimi giorni. Niente, io concludo dicendovi solamente questa cosa qua. Non lo so, davvero senza la paura di essere smentito. Durante le vacanze natalizie abbiamo anche provato un pochino a capire, no? Che cosa stava succedendo
intorno alla forza che questo movimento ha espresso, e senza paura di essere smentiti ci sentiamo di dire che l'intensità di forza da un punto di vista di partecipazione popolare, partecipazione alle manifestazioni, che il movimento contro il Terzo Valico ha espresso in questi due anni, per il nuovo ciclo, come sapete, è partito da gennaio del 2012, non c'era mai stato un movimento popolare in Basso Piemonte che avesse avuto queste caratteristiche, no? Proprio andando a memoria, nemmeno negli anni, quelli che vengono sempre considerati gli anni delle grandi contestazioni, c'erano stati numeri e un'intensità, diciamo così, di movimento come quella che è avvenuta. Nonostante questo, ci stanno spiegando che loro vanno avanti. Si comportano come se il Terzo Valico lo volessero costruire realmente, nonostante che sanno benissimo che è finanziato solo il primo lotto e il secondo lotto per 10 anni, dal 2015 al 2024, e che nel 2015 non c'è neanche quel piccolo finanziamento di 120 milioni di euro. La loro intenzione è di fare un po' di danni qua e là, probabilmente lasciare i cantieri aperti. La nostra intenzione è di resistere. Due anni dopo diciamo che siamo qua, siamo probabilmente più forti di prima, lo dimostriamo nei prossimi giorni sicuramente. Normalmente quando si arriva a questo punto sei a un bivio, no? Tu hai fatto tutto quello che potevi fare per provare ad impedire che quest'opera avesse, diciamo così, vita, e a quel punto lì puoi pensare di aver perso e quindi finisce la lotta. Siamo qua invece a dire che assolutamente no, noi andiamo avanti fino alla fine. Questa lotta la vinciamo noi sicuramente, continuiamo a dirlo proprio con una tranquillità, cioè proprio convinti di farlo, sapendo che andiamo incontro ad un momento che è un momento delicato, perché questo è il problema dei cantieri e noi dovremo fermarli. Alla fine vinceremo noi e siamo del tutto convinti, come dire, che siamo dalla parte della ragione, siamo dalla parte di chi difende il nostro territorio, di chi pensa che la parola democrazia abbia ancora un valore e non sia quella formula vuota che viene praticata all'interno dei consigli comunali, perché siamo quelli che difendono la nostra salute e soprattutto la salute dei nostri figli. Perché Robbiano & Company, fra 35 anni, se saranno ancora vivi, glielo auguro naturalmente, dovranno spiegare perché la gente sta male di mesotelioma. E come dire, mentre oggi i signori dell'Eternit vengono considerati per quello che sono degli assassini, e persino i tribunali hanno definito che sono degli assassini, oggi, che tutti sanno che cosa significa movimentare amianto, sostenere che questo lo si possa fare in tranquillità, perché, diciamo così, bisogna pagare le tangenti di 20 anni fa, di quando si diede via al business dell'alta velocità, io credo che sia un qualcosa di scandaloso. Purtroppo questi sono gli amministratori che abbiamo, e, diciamo così, anche contro di loro e anche per affermare il fatto che nonostante questi amministratori e i cittadini del Basso Piemonte sono molto migliori delle persone che amministrano questi paesi, niente, decidiamo di andare avanti e decidiamo in qualche modo di, a incominciare dalla giornata del 18, dimostrare anche che a prescindere dal fatto se sia legale o illegale, noi sappiamo che è giusto e quindi essendo giusto il 18 blocchiamo tutto. Ciao. Ciao. Allora, una cosa sul, era già stato detto in realtà una volta, a proposito di questa affissione di cartelli alla ricerca di lavoro per conto di una ditta appaltatrice del Terzo Valico, peraltro implicata in questioni che sappiamo, può un sindaco fare una cosa del genere? Se può in termini legali, sì, non saprei così, volevo sapere, no, perché l'hai detto come se io fosse. Non saprei rispondere, io però ne faccio un problema assolutamente politico prima ancora che legale, no? Poi da un punto di vista legale, sì, lo vediamo politico, cioè, allora mettiamo caso che io apro un'attività a voltaggio. Se io apro un'attività a voltaggio e ricerco personale, normalmente mi occuperò io di fare, diciamo, no, così, o quello, sul giornale, o quello che volevo sapere, sì. Invece no, a voltaggio funziona diversamente. Io apro un'attività, vado dal sindaco Lorenzo Repetto e gli dico: oh Repetto, senti, apro un'attività, adesso tu mi stampi i volantini, probabilmente anche me li stampi in comune a voltaggio, ci metti il logo del comune sopra e dici che io ricerco attività. Non lo so, provateci voi, magari andate, vi inventate di fare questa roba. Diciamo così, è una storia che al di là dei contorni legali o illegali, che io credo che non sia legale che con, diciamo così, le strutture del comune, la carta del comune, e soprattutto credo che non sia legale che il comune ci metta la firma del sindaco per un'iniziativa che è un'iniziativa privata, però non sono un avvocato, no? Quindi diciamo così, mi astengo da dire sono certo al 100% di questa cosa.
problema è del tutto politico, cioè dimostra che c'è una sudditanza politica da parte del sindaco di Voltaggio nei confronti di Kociv. Io vi dico questa, faccio una battuta che è questa: su Telesiti mi era capitato di fare un faccia a faccia col sindaco di Voltaggio, mi ricordo che questo piangeva fondamentalmente dicendo che lui lavorava per una grande multinazionale ed era stato licenziato e che quindi lui sapeva bene che cos'era la crisi e che il terzo valico portava lavoro. Mi domando se non sia magari già stato assunto anche lui dalla Lauro o dal Cocci o da qualcun altro, cioè il dubbio mi viene, voglio dire. Quindi vabbè, politicamente è una cosa inaccettabile, è una cosa scandalosa. Cioè ciò che vale per Cocci non vale per i normali cittadini, ma questo rispetto alle norme di sicurezza nei cantieri, questo rispetto al rapporto con le amministrazioni pubbliche, cioè purtroppo è così, c'è proprio una sudditanza psicologica per cui si comportano quasi come fossero loro dipendenti. In realtà il sindaco di Voltaggio quello che dovrebbe fare che cos'è? Usare il suo vigile, cosa che disse anni fa ormai in un'assemblea: se incominceranno i lavori prima di avere tutte le autorizzazioni in regola, manderò il mio vigile a bloccare tutto. I lavori sono stati iniziati senza tutte le autorizzazioni in regola e il vigile, da quanto ne sappiamo, è rimasto, io dico bene per lui, a dirigere il traffico, insomma, questo è quello che è successo. Ultima cosa, scusa, a proposito dell'organizzazione, avevi parlato anche della possibilità di, anzi sicuramente, di fare due assembramenti. Quindi il primo hai detto di Molini di Fraconalto dovrebbe riguardare i Liguri. I Liguri. E col secondo non ricordo. Posteggio del cimitero di Voltaggio. Posteggio per i piemontesi. Esatto, per i piemontesi. Alle 5:15. 5:15. Lì valutiamo la situazione e capiamo cosa fare. Diciamo così, se questo paese della democrazia esiste ancora e i cittadini possono manifestare tranquillamente e bloccare per una giornata il cantiere di Voltaggio, blocchiamo il cantiere di Voltaggio, punto. E lì finisce l'iniziativa, non abbiamo, diciamo così, nessun altro obiettivo che non sia quello di impedire i lavori per la giornata. Certamente se saranno così matti da schierare centinaia di poliziotti in 70 sommosse, impedirti di arrivare e impedirti di raggiungere il cantiere, evidentemente avranno deciso loro di creare un problema d'ordine pubblico e vedremo cosa succederà. Però la valle rimane aperta, da gabbia. La valle rimane assolutamente aperta. Non è assolutamente nostro obiettivo bloccare la valle. È palese che nel caso loro dovessero bloccare, diciamo così, la possibilità nostra di manifestare, a quel punto lì c'è il serio rischio che la valle venga bloccata. Per la semplice motivo che se a noi viene impedito di avvicinarci a quel cantiere e quindi mettere in atto il blocco di quel cantiere, palesemente questo significa che schiereranno la polizia in mezzo alla strada per impedirci di arrivare e quindi loro di fatto bloccheranno la valle. E quindi, non lo so, io spero che ci sia intelligenza nella gestione della giornata, non so se ci sarà intelligenza nella gestione della giornata, quello che so è che a prescindere da quello che faranno loro, quel cantiere quel giorno non lavorerà. E ci proveremo in tutti i modi, insomma. Poi questa sarà la prima volta in cui ci proveremo, vedremo un attimino cosa riusciremo a fare. Insomma, è inutile, cioè, l'ho detto, ma con voi è inutile dirlo, lo sapete. Saremo assolutamente pacifici, nello stesso modo in cui abbiamo sempre fatto tutto, ci sarà da mangiare per tutti. Sarà un'iniziativa, vi ripeto, non simbolica, ma un'iniziativa molto concreta, dove però la faremo nelle nostre modalità, col sorriso sulle labbra, tranquilli, sereni, sapendo che stiamo facendo una cosa giusta, e ovviamente è un'iniziativa, diciamo così, che tutti possono fare, come ogni iniziativa che noi mettiamo sempre in campo. Cioè, l'avete vista questa cosa, noi facciamo le manifestazioni, partecipano i ragazzini e gli anziani, andiamo a togliere le reti di adarquata, partecipano i ragazzini e gli anziani, andiamo a bloccare il cantiere di Voltaggio, parteciperanno i ragazzini e gli anziani, perché un movimento popolare è questa cosa qua, nel senso, non c'è qualche tecnico, qualche professionista che sa fare le cose come sempre le facciamo tutti quanti insieme, ci riescono anche bene probabilmente proprio per quello. C'è il rischio di neve sabato e domenica. Sì. Che bello, meglio la neve della pioggia. Allora farei degli anni, un po' di neve. A fare degli anni. Meno male che sono nella terra del vino. Grazie.
chiaro? Qualche precisazione? Nella convocazione avevi messo che la conferenza stampa era per spiegare il presidio di sabato, sì, e altre importanti comunicazioni. Era una sorta di varie ed eventuali, come nelle, sì, assemblee condominiali. Sì, esatto, una sorta di varie ed eventuali. Le novità sono belle, sì, insomma, le altre novità. Non so se vuoi chiedere qualcosa. No, è stato chiaro. No, era... Servavano varie delle... Perché di solito noi siamo sfigati, quindi diciamo conferenza stampa. Nel frattempo. E poi nel frattempo. Però ricordate l'ultima. Sì, sì, no. Meglio così. Per fortuna invece non è successo niente di quel tipo nel mentre. Non è uscito fuori la cosa della terra. Sì. La dichiarazione di Piano che diceva che il protocollo è pronto da due mesi. Beh, quello l'ha detto il 30 di dicembre. Sì. Voi testimoni? Sì. Accordarsi che... Ma infatti io mi ricordavo che in consiglio avevano parlato delle 14 dicembre. Comunque, sì, il protocollo è come un piano di sicurezza. Sindaco ha detto. È come un documento. Un documento che cosa dice? Probabilmente. A seconda della gravità della presenza. Era proprio così, che non l'hanno fatto. Ci sono quattro categorie, R1, R2, R3, R4, a seconda della quantità. Ognuna di queste deve essere trattata in un certo modo. Sotto una certa soglia non viene nemmeno considerata, in un certo intervallo viene trattato come rifiuto tossico, in rifiuto speciale, oltre a una certa quantità viene trattato come rifiuto tossico. Quindi, diciamo, il protocollo cosa deve seguire? Dice, io sono lì, trovo che questo, siamo in R3, devo predisporre il fatto che non posso più metterlo nelle cave come lo mettevo prima, devo avere delle discariche di tipo B, ce n'è più di 100 mg per chilo, io devo predisporre di metterlo in discariche di tipo C, quindi con dei costi esorbitanti rispetto a quello che è preventivato, con tutto una pianificazione. Loro presentano, è la ditta che lavora, che presenta, è come il piano di sicurezza, no? Il piano di sicurezza dei lavori lo presenta la ditta che lavora. C'è un'ufficialità per la percentuale di amianto presente nella roccia, nella terra? No, di dati sull'amianto non ce ne sono, da quel cantiere non sono. È andata l'ARPA, né così giorni fa. Ecco, anche la questione dell'ARPA. Allora, andare a ricercare le particelle di amianto, cioè le particelle di amianto si vedono al microscopio, uno non può camminare per il cantiere e dire non ho visto l'amianto, uno può dire da questo tipo di roccia, normalmente in questa roccia non c'è l'amianto, cioè non so, in questo tratto non sono rocce verdi, quello è un calcare, non è un serpentino, quindi lì l'amianto può dire questo. Ma non può passare davanti a un cumulo di macerie e dire l'amianto non c'è. Anche perché volendo, anche se ci fosse, vado lì con un idrante, sto una giornata a buttarci acqua sotto, l'amianto mi va su tutte le fibre, vanno sotto, è quello che prendo anche come da campionare. Cioè per il protocollo amianto c'è anche tutta una procedura per il prelievo dei campioni, cioè c'è una procedura da seguire, di legge. I campioni vanno prelevati in un certo modo, con una certa tecnica, senza dispersione, cioè non si va lì col martello, si prende un pezzo di roccia e si butta nel bagagliaio e si porta in laboratorio. Cioè, e tutto questo ha un costo. Cioè, un tecnico che viene dall'Università di Genova a prenderti il campione d'amianto, il campione di roccia, non lo fa per niente, no? Aggiungo una chicca sulla questione dell'ARPA, cioè, anche perché non è l'esame sta a dire, è legittimo anche forse il problema se c'è da fidarsi dell'ARPA, visto che sappiamo, no? Da chi sono nominati i direttori, se intervengono o se non intervengono. La professionalità dell'ARPA l'ha si è vista in questi 10 giorni, in cui c'era la rete per il cantiere tolta, questo mega accumulo sulla strada. L'ARPA ovviamente non è che è l'ente controllore solo sull'amianto, è l'ente controllore per tutto ciò che riguarda l'ambiente. Cioè davanti a una situazione di quel tipo lì, con un cumulo di smarino di fianco alla strada, io credo che in teoria l'ARPA avrebbe dovuto dire intervengo e vedo di dire alla ditta che sta lavorando lì dentro che deve immediatamente ripristinare le recinzioni, intanto perché vabbè c'era un grosso rischio per la sicurezza, anche perché si rischiava che, diciamo così, la montagna di smarino si riversasse sulla strada, cioè c'era il passaggio di macchine, c'era anche un rischio stradale, dopodiché c'era un evidente, diciamo così, problema di carattere ambientale.
non ci risulta che l'ARPA questo l'abbia fatto, come sempre sono stati notati a denunciare che stava succedendo quella roba, no? Perché il cantiere lo teniamo sott'occhio. Cioè, all'inizio ci dicevano le analisi delle FACOCIV, che va bene, era davvero una roba che faceva ridere, no? Perché insomma tutti sanno che fidarsi di COCIV era una cosa abbastanza complicata, dovevano fare dei sondaggi e hanno scavato la galleria, insomma diventava proprio complicato e difficile. Adesso hanno detto, dopo anche insomma, per provare a rispondere, no, a tutte le proteste, probabilmente è quello che scriveranno nel protocollo amianto. Io dico probabilmente che l'analisi le faranno di concerto con l'ARPA, quindi analisi incrociate e tutto il resto. No, perché non danno la possibilità a enti indipendenti di fare per esempio quell'analisi? E soprattutto perché a distanza di 20 giorni passa, forse quasi un mese, per il fatto che l'ARPA è andato a dare un'occhiata se c'era l'amianto, e hanno detto anche che hanno fatto delle analisi sulla presenza di fibre nell'aria, cioè perché quelle analisi lì non vengono rese pubbliche? Ora, probabilmente quelle analisi diranno che l'amianto non c'è. Se voi chiamate l'ARPA, l'ARPA vi dice mi fate la richiesta scritta e noi vediamo se possiamo rendervi pubbliche quelle analisi. Questa non è trasparenza, voi dovete rendere pubbliche quelle analisi per tutti, anche per mia mamma che l'idea solo di mandare un'email e fare la richiesta, diciamo così, all'ARPA magari è un qualcosa che non è nelle sue corde. Cioè, è tutta una storia dove la trasparenza che tanto dicono esserci in realtà non esiste, no? Cioè nemmeno davanti al fatto che hanno fatto questi campionamenti non riescono neanche lì a dire toh, prendiamo il sito dell'ARPA e mettiamo, diciamo così, queste analisi a disposizione di tutti. Vi ricordate quando era venuto Lupi, dicevano che facevano il sito per il Terzo Valico, no? Anche un po' perché se tu vai in rete trovi solo la nostra parte che dà notizie, informazioni sulla questione del Terzo Valico. Il sito sul Terzo Valico che doveva servire a fare un meccanismo di trasparenza e quindi informare la cittadinanza anche dal punto di vista di chi il Terzo Valico lo vuole costruire, voi l'avete più visto? Non c'è niente. Cioè, ad oggi, se qualcuno vuole informarsi sul Terzo Valico, la documentazione dei progetti definitivi, esecutivi del Terzo Valico, tutti sanno, si trova solo in un posto dove c'è tutto, tutta la documentazione necessaria. Sito del Comune di Novi, ci trovi due cose quanto anche ridicole e datate, a dimostrazione del fatto che ancora oggi cercano di tenere tutto sotto silenzio il più possibile. Poi un'ultima cosa, anche proprio a livello progettuale, quando io arrivo al progetto esecutivo, io devo prendere i disegni e il capitolato e andare sul cantiere e svolgere il lavoro. Qui stanno facendo di nuovo indagini geotecniche, sondaggi, rilevano la, cioè io quando parto con l'esecutivo il protocollo amianto deve essere già pronto, certificato e pronto a partire con tanto di costi. Qui stanno lavorando su un progetto esecutivo come se fosse ancora il progetto preliminare, non hanno visto i serbatoi di Garrone, non sanno che c'è da fare il cavalcavia, quello non sanno che c'è da fare il cavalcavia, oltretutto finché si tratta di Garrone lì una variante di progetto, cambiano due disegni, sono 30 anni che paghiamo progetti sul Terzo Valico, pagheremo anche quei 50.000 euro della variante, ma qui c'è una strada che doveva, se non sbaglio, il 15 essere inaugurata in pompa magna, no? Invece verrà demolita per una parte, quindi già costruita, pagata. Siamo a questo livello qui, siamo in mano a questi qui, insomma. Ma per me, la cosa buffa, no, dico buffa per usare un eufemismo, da quando hanno chiesto la moratoria hanno aperto 3 cantieri e sono andati anche a visitarli, il sindaco qui no, è andato a visitare un cantiere e lui aveva chiesto la moratoria, cioè la moratoria l'ha detto lui, non lo ricordo il consiglio come l'aveva aperto, ha detto se il dizionario lo leggiamo vuol dire fermare, anche gli espropri, poi se andiamo a vedere cosa ha combinato, guarda, speriamo che non dica più moratorie, perché qui ci stoppiamo quando parla di moratorie. Il giorno dopo che l'hanno fermata c'erano gli espropri a gare, esatto. Un tanto di carabinieri, esatto. Ma sta risposta alla moratoria? Voi che state sul pezzo? Dov'è? Certo. Perché noi l'abbiamo tirata fuori, però ci hanno detto che quella lì era finta, era solo dell'osservatorio ambientale. Ma quindi sta risposta alla moratoria? Non c'è. Ma cos'è che avevano detto i sindaci se non rispondevano alla moratoria? Cosa avrebbero fatto i sindaci? Bloccato tutto. Ecco lì. Quindi
non lo dicono solo i notari, c'erano anche i giornalisti, i testimoni che bloccavano tutto. L'ha detto anche pubblicamente nell'assemblea, dove il sindaco di Voltaggio era grande protagonista in quella conferenza. Lui e il suo vigile, amici nella lotta per bloccare il cantiere.